Ciao gente simpatica, io sono Waldorf e siamo tornati su, e lo sto muovendo senza volere, Ring Fit Adventures. E devo dire che dall'ultimo streaming non ho ancora fatto niente col gioco. Cioè non l'ho toccato, ed è grave perché l'attività fisica va fatta costante, con coraggio e con avventure, con altre cose che non c'entrano ben niente. Con determination, quella sì, ci sta in effetti. Testa audio di routine e ci siamo. Possiamo tornare alla nostra storia, avventura. Un amico online, non so chi sia. Perché non me lo dice? Che giorno è oggi? È il giorno 10 della tua avventura. Sembra facile, ma fare qualcosa per 10 giorni, qualsiasi cosa, è una vera impresa. Oggi puoi concederti un regalino. Regalino in che senso? Ah, sì, non ho messo la fascia. Vabbè, vedremo dopo con il riassunto. La posizione guerriero B è la seconda posizione della serie del guerriero. Non serve solo a far lavorare la parte inferiore del corpo, ma può aiutare anche con la flessibilità. Mantieni questo livello. Ah, quindi io continuo a chiedere. E niente, stretching dinamico, giusto per partire normalmente. O solo per oggi? Nah, è a posto. Mi piace ogni volta si mette a fare così gli addominali. Il paese avvolto nell'oscurità. Anche achievement. Pardon, volevo avvicinarmi qui per prendere la fascia, se possibile. Scegli un titolo dal mio menu, prego. Allora, negli episodi precedenti di Ring Fit Adventures. E intanto sul mio portatile c'è un po' di spam di notifiche. Maledizione, cosa vuoi Caspareschi? Allora, riassunto. Nonostante la sconfitta, Draco riesce a rapire gli Atletici 4. Meno male che dovevano essere forti, no? E mettersi in salvo. Cosa starà architettando? Meglio salvare gli Atletici 4 prima che sia troppo tardi. E sarà troppo tardi? Ah, speriamo di no, ecco. Ma questa terra è interamente sotto il controllo dell'aura oscura. Oh, qualcosa non va? Non ti piace questo posto? Sì. Drago, perché lo chiama Drago qui? Beh, è un drago, cioè è il non lo so, non ho capito. Che fine hanno fatto gli Atletici 4? I tuoi amici sono tutti qui. Si sono beccati un po' di aura oscura. Coraggio, ti aspettano. Raggiungili. Così capirai che l'amicizia e l'altruismo sono solo delle stupide illusioni. Oh, attenzione, un gioco che va contro il potere dell'amicizia. Questo è nuovo. Draco, aspetta. Salvare Atletici 4 è... No. Ho premuto per sbaglio. Perciò non credo che l'aura possa prendere il controllo degli Atletici 4. Per ora andiamo in città a recuperare qualche indizio. Non lo so, ma non vorrei dire, ma credo sia già palese che a destra vediamo 4 boss fight. E ci sono Atletici 4, a volte da un'aura oscura, sono palesemente non da combattere, su. Partiamo in città. Emporio? Ciao, benvenuti all'Emporio numero 4. Meno male, sembra che voi non siete cambiati per niente. Da quando quel drago è arrivato qui, tutti si comportano in modo strano. La gente lo chiama il sommo Draco. Cosa sta accadendo? Ah, ok, tutti un po' seduti qui, vedo. È interessante. Allora, niente frullato, neanche ingredienti, però dice novità. Quello di pesca. Scontro fatto andare in gioco? Prego? Nel senso, se muori, tipo ti resuscita? Sembra forte. Sembra, se ti resuscita, se perdi, sembra forte. Tipo la fatina di Zelda? Aspetta. Questo non... Ora li vendono senza costare perle o sbaglio? No, ok, costano perle. Ah, no, aspetta, l'effetto set che aumenta l'efficacia delle mosse di un colore. Quindi finché non ho set completo è inutile. Quindi lo stavo usando male tutto il tempo. Ah, interessante. Interessante. Però non so quale prendere, quindi lo prenderò a seconda di cosa mi serve. E vedremo. Intanto gli altri abitanti.
avranno da dire cose particolari, vero? Sommo Draco. Ehi, ma quello era il Sommo Draco? Il Sommo Draco? Il Sommo Draco è il sovrano perfetto per questo mondo. Una figura a cui tutti guarderanno con rispetto e ammirazione. Gli atletici 4 sono le sue guardie del corpo, nonché personal trainer. Li conoscono ai quattro angoli del mondo. Guardie del corpo? Cioè, mi sta dicendo che non ne hai mai sentito parlare? Gli atletici 4, Natasha Coscia, Omero Bicipitis, Adonis Abdonis e Libra Ekis. La palestra degli atletici 4 è qui vicino. Mi incute un timore reverenziale e per questo non oso neanche avvicinarmi. Il mio sogno è poter assistere a un allenamento degli atletici 4 prima o poi. Sarà l'effetto dell'aura di Draco? No, non lo so, indovina te. Ha detto che la palestra è qua vicino, andiamo a fare una visitina a quei 4. Gli atletici 4, allenatori e protettori del Sommo Draco, sono un modello per tutti. La persona che ammiro di più è Omero Bicipitis, luminare delle braccia. Chissà, magari se mi alleno di brutto? Wow, anche posseduti mentalmente non vanno fuori le brutte abitudini di dire o di tradurre di brutto. Si dice ancora di brutto o lo dice soltanto Nintendo in Ring Fit Adventures e Pokémon Spada Scudo di brutto? Un giorno potrei diventare come lui. Giù di pressione ogni ora del giorno. Spero non anche quando dormi. Sarebbe scomodo. Non c'è nessuno nobile e valoroso come il Sommo Draco. È l'unico al mondo su cui possiamo contare. Queste sono le sue somme parole. Per ridurre le calorie assunte, il segreto è mangiare meno dolci. Quanta saggezza, quanta profondità! Vabbè, non nego che è corretto, ma... perché? Fammi tutti, prima qua sopra e lì sotto. Grazie. Ok, sono già interessato. Prima a destra che ci sono ben due ricompense. Vasa in va... Ah, ok, questo l'ho provato ed è... difficile? Vasai... Poi non capisco davvero perché i traduttori italiani fanno questi giochi di paroli... di parole orribili. Perché invasati? Cosa vuol dire invasati? Perché devi invasare dei vasai? No, davvero... chi traduce ste cose? Allora, piegandomi su e giù... riesco a calibrare l'altezza dei robot. E comprimo per cambiare forma, quindi potrei fare cose di questo tipo. E fare obrobbi. Ricrea il vaso dell'esempio. Pronti? Ci provo. Almeno una B. Allora. Così. Circa. Circa così. No, lo so, vediamo. Almeno è veloce. Ah, quello è un po' più stretto. E chi ha visto che è stretto? Vabbè, ce l'ho fatta. Era veloce questo, era molto veloce per ben due tesori. Ciao. Oh, wow, in serio, benvenuto. Dove è Junko? Mi spiace, è solo per fare il fantasy. Per fare il fantasy 13. Poi non riesco neanche a fare così. Cioè, ci sarebbe un'applicazione che ho trovato per fare VTuber anche in piedi, ma mi serve tutto il materiale da VR, realtà virtuale. Poi neanche, cioè magari una volta per esperimento, ma non tornerò a fare quelle cose, credo. Frullato di pesca. Ok. E delle pesche, giustamente. Ne farei giusto uno? Perché qua, da quanto ho capito ti resuscitano se muori. Allora, ora devo scegliere il più veloce. Questo? Rilancio del disco. Ok, da una perla. Altri invece? Visto che... ne scelgo solo uno, immagino. Spiace che robot. Andrei per la perla. Così posso fare 7 senza problemi. I soldi si possono farmare fuori streaming, volendo. A Chunkette Martis, buongiorno! Che ben pantaloni gialli, oh grazie! Sono i migliori che ho trovato per la situazione.
Perché gli altri, seppur sono più da ginnastica, hanno il laccio rotto, quindi non posso ben stringerli. E questo minigioco è semplice, devo tipo... è tipo baseball, ma... ma con i gomiti, non lo so. Volevo giusto farlo per prendere la ricompensa che c'è più avanti. Meno male che si è... Marti, se non hai visto la live di ieri, stavo provando... insomma, devo portare un gioco che non volevo portare perché nel mio Discord hanno votato un gioco meme che non pensavo avrebbero mai votato, Final Fantasy 13. Mi sta andando male. E quindi ho pensato di portarlo, ma mettendomi a fare invece della webcam immagini virtuali da VTuber. Boh, stavo sperimentando a fare cose. È divertente comunque, anche se il gioco era medino. Non sta andando molto bene qui, forse devo concentrarmi un po' di più. Ma sì, ora funziona. Devo solo prendere il voto B per passare. Sono partito male però, finché non sbaglio ancora, non dovrei avere problemi. Soprattutto perdere punti all'inizio è meglio che perderli dopo, no? Ah, ah. Ci sono quasi. Ah, quindi... ok, se colpisco prendo 100 punti. Se invece colpisco bene e lo faccio rimbalzare, becco altri 100 punti. Buono così. Ok, sembra funzionare. Dovrei aver preso una moto abbastanza buono. Sì, è anche un nuovo record. Direi che è un voto nuovo. Bene, dammi la perla. E anche la chest. E sono a posto. Notifiche che mi bloccano la chat. Ok. No, non me le... no, ho sbagliato. Prima vedevo... non vedevo un messaggio di chat. Ora vedo... non vedo tutta la chat. Ancora! Ma è la terza mossa di cura che prendo. E non ho ancora usato la seconda. Ho usato solamente la prima. Vabbè, ora comunque le cambierò perché quella vecchia è scomoda. O sono io che sono poco flessibile dalla parte sinistra. A destra è comodo. A sinistra no. Non lo so, davvero, è un mistero. Ok. Torniamo a noi. Ed è grave. I Super 4 sono stati posseduti dal male. Dobbiamo combatterli ora. Partiamo da... livello 39 richiesto. Oh, non richiesto, consigliato. Partire da qui allora? Che sarebbe? Benvenuto alla palestra bellica, piccolo Baldo. E come piccolo Baldo? Lo primo esercizio di lotta. Spacca tutto. E mi dà una maglia. Penso sarebbe d'aiuto. Proviamo. Quanto male in questa terra. Tantissimo. Gli amici che ci siamo fatti l'altra volta. I Super 4, Mero Bicipis, Bicipitis, Natasha Kosha, Libra X e l'ultimo che non ricordo il nome. Sono posseduti, ora dobbiamo combatterli davvero. Dobbiamo combatterli faccia a faccia da posseduti. Ah, subito così partiamo. Ok. Allora, oh, avrei usato gli addominali se... lo squat se ce l'avessi, l'ho tolto. Vabbè, lo squat sumo farà comunque piazza pulita di una persona o due. E teniamo a muoverci, va bene. I miei giochi di prima proprio non è che valevano molto. Cioè mi muovevo davvero poco qui. Direi che parte la vera parte impegnativa. Parte la parte impegnativa. No, ok. Per i miei standard, un gioco di base, un gioco di parole troppo base, lasciamo stare. E infatti, almeno non piace molto quando qualche altra persona fa un gioco di parole o una battuta che è banalissima e si aspetta una reazione, ma la vera reazione che ci si aspetta dalle freddure, quelle pensate bene. Non quelle improvvisate. No, così, pardon, riflessione professionale. Riflessione personale. Mi stupisce che so anche a pensare a termini corretti mentre mi piego avanti e indietro. Ma no, dopo tutto è un movimento che dopo un po' ti viene automatico. Giallo. Un bel inchino allora. Dovrebbe bastare. Ricordiamo Natasha Kosha, cugina di Anka Zbilenka, nota ginnasta russa.
chissà quanti parenti, cavolo, non conoscevo. Chissà quanti ce ne sono in giro e io non li conosco. Questo gioco non ci parla. Chissà quanti spin-off si potrebbero fare con tutti questi personaggi. Dove il boss finale vero è Anka Sbilenka, ma si scopre che è buono in verità il cugino malvagio ginocchio rotto prende il possesso del mondo e dobbiamo prendere dobbiamo allearci con Anka Sbilenka per sconfiggerlo, non lo so. Nintendo, assumetemi, se state guardando, assumetemi, ho tante idee per giochi geniali, ok? Io ve lo dico, non sapete cosa vi perdete. Ok, momento pubblicità è finito. Era anche troppo breve, ma mi trattengo. Regge bene questo. Ma non può reggere una mossa super efficace gialla, no? In tempo, eh? Una mossa in meno e... una mossa in meno e faceva comunque il turno. Oh no, questo pesta brutto. Allora, partiamo con le mosse più forti, allora. E sono pronto. Un sacco di spin-off. Basta scavare nelle vecchie barzellette e battute e si trova la memoria... no, della nostra memoria degli elementari. È vero, anche da piccolo ho pensato un bel po' di storielle. Ad esempio, c'era la storia di Fantastilandia, che avevo pensato con qualche amico alle elementari, credo. Elementari o alle medie. Uno di questi due. Tanto, secondo più forte è questo. E erano tipo quattro ragazzi, che eravamo io e i miei amici, giustamente, che dovevano salvare il mondo di Fantastilandia, il mondo dei bambini, dei ragazzi, da quello degli adulti, Adultilandia, da un robot che distruggeva i pianeti. Non lo so, eravamo molto fantasiosi all'epoca. Ognuno aveva un potere, io avevo il potere del delfino e dell'intelligenza, modestamente. C'erano altri con il potere dell'orso, della forza, poi tartaruga e del coraggio, credo. No, quella era la lepre. No, lepre e velocità, va bene. C'erano questi quattro animali, ognuno ha un potere collegato all'animale. Ognuno controllava anche un elemento, boh. Abbiamo fantasticato così. Alla fine però non è uscito niente. Seppur ho improvvisato un ben 12 pagine della storia dall'inizio fino a un certo punto. Non ricordo neanche. Dovrò rivedere, ce l'ho da qui da qualche parte. Oppure con mio fratello poco dopo quel periodo ho pensato un'altra storia. Volevamo fare anche lì un libro, mai fatto ovviamente, di Sadic World. Ok, poca vita, dovrei curarmi anche. Oh, mi dai mi cura e poi lo sistemo. Devo cambiarla, questa sulla sinistra mi fa male. Oh, non riesco a girarmi troppo. C'era questo gioco di Sadic World dove tutti sono sadici. Ma sadici nel senso non ferire gli altri, ma proprio fare scherzoni incredibili agli altri. Ad esempio, non so, mettere il nonno che nasconde... a sinistra. Il nonno che nasconde una leggenda nella soffitta. E questa, un libro con una leggenda nella soffitta, che questo è un classico, ma nel nascondiglio della leggenda mette una trappola che punzecchia le mani di chi ci mette la mano dentro, ecco. Oppure uno dei protagonisti si chiama Pirimpicchio perché il padre, diciamo che era sadico, e quindi ha fatto anche lì uno scherzone al figlio, chiamandolo Pirimpicchio, ecco. Tante belle idee vengono fuori da giovane, da piccoli. Oh, anche adesso, non è male, dico. Ok, a destra mi sto a piegare molto meglio, non capisco davvero la differenza. A sinistra facevo ben fatica, a destra non è un problema. E poi il cattivo del gioco era il grande Sadic Sad, che era un mostro enorme che per sconfiggerlo bisogna sadicarlo in qualche modo, onestamente non ho idea di come si poteva fare, non sono arrivato fino a quel punto, anzi ne sono una bozza a caso. E questa è la storia delle storie. Chissà se prima o poi... ho anche improvvisato... della prima storia di Fantastilandia ho improvvisato una bozza su RPG Maker. Ce n'ho ancora qualche parte, quindi potrei rivederlo un giorno, chissà.
Ok, ultima battaglia. Mi sono curato, quindi sono a posto. La cura era molto tattica. Seppur potevo usare oggetti, non si sa mai. Quindi. Ah, non ci credo, c'è... Sono in cooldown. Il cooldown resta della battaglia prima. Vabbè. Oh no, questo... Questo non è avversario multiplo. Questo lo è. Beh, così faccio fuori il balzano blu. È un problema in meno. Facciamo così. Seppure più scarso e non è super efficace, va bene così. Quindi. Tempo di fare il guerriero. Così all'incirca. La gamba è ancora più piegata, lì è strano. Sarebbe così girato. Ok. Sono in posizione, spero. Faccio un po' più alto. E gira. Perfetto. Non sono accucciato in avanti. Oh, ho sbagliato qualcosa. In effetti il gioco lo specifica tutto il tempo che la postura è importante, altrimenti gli esercizi potrebbero essere più falliti. Che famiglia da denuncia, sì, tutto. Tutto Sadic World era da denuncia, mi sa. Carina la storia di Sadici. È molto nel tuo stile. In che senso? Stai insinuando qualcosa? No, ok. Non so, è divertente pensare questa cosa. Poi penso che se lo continuavamo, penso che è giusto. Sì. Se lo continuavamo, penso che in qualche modo, non lo so, c'erano molti, trovavamo molti buchi di trama, perché fin che punto puoi essere sadico alla fine? Non lo so davvero. Tipo, pensavamo anche a una gara di sadicismo, ma perdevano, ma per sadismo vince l'ultimo arrivato, ma dopo davvero si possono trovare falle ovunque nell'impostazione della narrazione, quindi non ha molto senso. Però l'idea di base è carina. Abbiamo pensato anche un sequel per qualche motivo, ma non ricordo niente di quello. Non lo so, idee strane. Ok, due attacchi, ma è l'ultima battaglia, quindi dovrei reggere tutto. Ok, no, fanno un po' di male, ecco. Ma resta a posto. Ciao Michael, buonasera. Siamo qui ad allenarci per sconfiggere i Super 4 che sono stati controllati dal male. Quindi ora i nostri alleati sono diventati malvagi. Quindi tutto il capitolo precedente è stato inutile perché tutti quanti sono diventati malvagi. Vabbè, spero di beccarmi un livello da questa palestra. Che lì tutti i livelli richiesti sono verso il 39? Quant'era? Attorno a lì, sì. Ancora un colpo e... Sì, o due? Va bene, palestra completata. Tocca a voi, Super 4 del fitness. A me sembra una scusa per allungare il gioco. Ehi, allungare il gioco è una cosa buona per l'unica volta. Perché insomma, più dura il gioco, più ti alleni. Ha senso, devo dire, ha senso. Mossa nuova? Scottimento del bacino. Ok, una mossa già la più forte dell'asse. Mi gusta. Allora. Cosa tolgo però? Ha cooldown di 3 turni questo. Dovrò variare sempre di più. Posizione del guerriero B. Dopo non ho più mosse verdi però. Boh, le metterò se serve. Ok, ora tocca ai Super 4, quindi. Questo sì che si dice essere in forma. E danza il sole. Più attacco. E sono set completamente la difesa. Solo che non ho il set completo. Ho anche le scarpe però. Aspetta, no. No, ok, sì. Ho 2 pezzi, non 3. Ho questo, come la difesa. Questo. No, quelli non ce l'ho. E il maglione, infine. Commenta l'attacco di un po'. Boh, direi che è buono aumentare l'attacco e basta, direi. Quindi, è così. E vai così. Ancora uno e uso il set al meglio. Allora tocca a loro. Livello 40. Ok, il gioco gli vuole che li faccio in ordine. Facciamolo in ordine.
odi della bellezza, non sarà mica... Oh, sei tu, Waldorf. Se hai tempo libero per venire fin qua, allora c'hai anche per allenare i tuoi quadricipiti e grandi glutei. Trovo insopportabile questa tua mancanza di autodisciplina. Sei tu, Natasha Kosher? Temo che tu non ti renda conto della situazione. Forza, entra, lascia che ti spieghi tutto. Che ti spieghi tutto? O tipo che ti distruggo tutto? Intanto, mosse viola. Ne ho già due, quindi sono a posto. La cura c'ho anche. Squat. Questo, no, gli altri sono scarsi, quindi va bene questi due. Però, a questo punto metterei un'altra mossa di cura. Ok, la forbice è sollevata. Perfetto. Così pian piano vediamo tutte le mosse di cura. Ah, vero. Voglio provare anche il frullato di pesca. Che da... non ho... ah, me ne servono tre. Da quanto ho visto, è tipo la fatina di Zelda. Ti resuscita se muori. Allora, visto che Natasha è... la... le cosce sono... viola, credo. Sì, viola, ho detto. Ah, non posso più craftarne. Ne ho già due, però comunque. Andrà bene così. Partiamo allora. Prima però mi procuro un po' d'acqua. Perfetto. Già pronta, per fortuna. L'anima oscura si è impadronita di Natasha Kosher. Trova Natasha e poi combattila. Penso sarà questo l'obiettivo. E infatti già trovata e da combattere, vero? Trova vuol dire combattere a quanto pare. Oh, sono le scale. Oh no, gli sgherri. Sono 5 però. Il massimo si può stare in 5 in campo, o sbaglio? Se mai ti scoscia tutto. Credo sarebbe peggio, in effetti. Ah, che fastidio essere senza cosce. Ciao Michael, grazie di essere passato. Benvenuto nel mondo di Sommo Draco. Il mio corpo e la mia anima ora appartengono a lui. Schiaccerò chiunque cerchi di ostacolare il Sommo Draco. Su, cari tesorucci, iniziamo. Vi friggerò per bene. Così la prossima volta ci pensate due volte prima di mettervi contro il Sommo Draco. Quindi non ho capito chi combattiamo. Ok, solo loro. Oh, solo che... ok, seleziona una tecnica. È una boss fight. Devo mettermi la... devo mettermi... musica da boss fight intensifies. Perfetto, allora. Meno male che la mossa viola non è totalmente ad area. Ho un'idea. Ho oggetti che mi mettono le mosse viola. Un oggetto che converte mosse viola. No, non ce l'ho. Peccato. Allora facciamo così. No, facciamo così, perché muore il balzano blu in ogni caso. Come ondeggia qui. Cominciamo con questo. Ondeggiare il bacino, ok. Ok. Diciamo che è la prima volta che faccio una cosa simile in streaming, quindi... un po' di imbarazzo iniziale c'era, ma ormai... faccio di tutto in streaming. Perfetto. Era meglio l'asse? No, no, dai, scherzo. Tutto è meglio dell'asse alla fine. Non è morto? Ero convinto di farlo fuori. Ora mi attaccano... tutta la gang mi attacca. Allora, quanto vita hanno perso? E c'era il bazzoletto che lo guardava male. E cura. Cosa? Cura d'area? Cura d'area il boss? Ma è OP! Allora vuol dire che... squat sumo se solo loro tre. Così sistemo il balzano blu. Così c'è un nemico in meno, ecco. Twitch, ci dissociamo tutti! Anch'io mi dissocio, ok? È il gioco che te lo fa fare. Ok, sicuramente quello muore. Poi gli altri non lo so. Però c'è una mossa ben più forte di quell'altra, quindi è una bella differenza. È la stessa posa di Megaton, Metaton di Undertale. Quale posa? Ormai no, non ho letto in tempo.
Forse, quella per recuperare vita, forse? Dopo vedo. O dopo vedo se capisco. Ma che mettiti alla prova? Devo vincere. Oh, mi è morto il Chocobo. Ok. Magari il boss non cura tutto il tempo. Ora attaccare basta. No. Sembra che il boss voglia solo curare a questo punto. Lui non fa niente. Neanche lui. Tutti che non fanno niente. A parte il boss, certo. Quella destra però la vedo ben vulnerabile. E il boss non si cura, notare. Allora. Per me quella destra muore con questa mossa. Poi mi distro quella sinistra da fare fuori con mossa d'aria. Vai. Spero che i miei calcoli siano giusti, altrimenti... non lo so. È ben resistente in verità. Io spero bene. Non so. Dai, muori. Muori. Sì, è morto. Giusto in tempo. Mi sto già preoccupando. Ok, ok. Parlo subito. Il boss attacca. Ok, bene, non cura. Però farà male. Aspetta, ho poca vita. Bene. Non ho visto la mia vita, rischio di morire qui. Ok, grazie. Tempo della forbice sollevata. No, ok. Natasha Costa si era messa in posa. Ah, non l'ho visto, cavolo. Allora, via le cuffie che qui penso siano scomode. Però le forbici sollevate, anche quelle non so... ah, non so fare bene. Mi ricordo che il primo allenamento che ho fatto di esercizi a scelta. Ok, si comincia. Ok, questa non è male alla fine. Non so perché questo dovrebbe curarmi. Anzi, un attimo i jeans, ok. Meglio. Certo, anche questo. Tutte le cose che faccio in questo gioco in streaming non sono il meglio. Ma di nuovo meglio dell'asse. Ancora ben 9, ok. Ma ok, questi sono a posto. In verità mi ricordo che il primo esercizio a scelta che ho fatto fuori streaming, non della storia ma proprio del menu principale, era muovere le gambe su e giù. Solo che erano molto stanche, quindi non riuscivo a farlo. Questo era uno degli esercizi che c'era prima. Mi avevo un minimo stancato. Ok. Ora sono di nuovo in forma. Io a posto. Che attacca ora? Va bene il boss, finché non cura è a posto. Ma gli altri cosa fanno? Pigreggiano. Il boss non pare contento. Pigreggiano durante una battaglia e loro pigreggiano. Certo, certo. Beh, buon per me, devo dire. Quindi prendo subito il frullato, allora. Se la mia mossa... vediamo un attimo se la mia mossa è fuori cooldown. Dovrebbe. Ok, sì. Perfetto. Allora, frullato 2, sia. Anche se... no. Anche se il modo migliore per usare queste mosse sono... prima un attacco singolo e poi quella d'area sarebbe. Quindi... fare l'attacco singolo prima in verità. Così mi va in cooldown e uso al meglio il succo d'uva. Seppur l'altro va in cooldown prima, se lo uso prima. Aspetta, se uso questo, devo aspettare un turno per il cooldown di questo. Però se uso prima questo, poi questo... allora, uso questo. Mi sono un attimo. Non riesco a concentrarmi sul cooldown dei turni. Turno in attesa 1, vuol dire che il turno dopo non puoi usarlo. Questo per i due turni dopo, quindi non posso usarlo nel limite del succo di frutta. Proverò questo, dai. O forse. Restiamo così, facciamo questo. Magari però lo posso usare su un nemico. Magari lo posso usare su questo che è il più resistente. O su questo, così non dico che muore sicuro, ma... no, facciamo...
Siamo sul boss, dai. Altri dovrei leggerli. Tanto ho già fatto fuori metà dei suoi sgarri, quindi peggio non può andare, no? Peggio da inizio non può andare. Vabbè, la clip dove scritti l'ho fatta. Cosa? Aspetta! Wait a minute! Oh no, vabbè. Comunque la live è stata registrata, quindi non ho scampo paura. Sto un po' meglio, ok. Ok, perfetto. È difficile stranamente tenerlo in equilibrio. Almeno boss becca un bel po' di danni. Mi piacerebbe vedere poi la tutta l'intensità della barra di vita che gli ho tolto, ma purtroppo devo ricordarmi la vita che aveva prima. Però quanto vedo gli faccio ben oltre 600 danni. Sono tanti. E già metà vita. Quasi, no, non proprio. Non so, avevo ancora il dubbio se fare prima fuori i nemici o meno. Dovresti sentire tensione nel... No, finora attacco e basta. Vediamo quanto male fa per sapere se è priorità farlo fuori. Ok, sì, forse potrebbe essere priorità sistemarlo. E cura. Non lo so davvero. Tre cuori dovrebbero bastare. Non dovrebbero farmi così male, spero. E torniamo agli squat. Qui non posso scegliere il bersaglio, perché sono sempre loro. Anche se alla fine, non so, pensavo che forse facevo meglio ad attaccare uno degli altri. Vabbè, prossimo turno dovrei... No, prossimo turno ho paura che dovrò fare la cura. A questo punto però potrò usare oggetti di cura. Per non sprecare il turno viola. Devo pensarci che mi facevano male. Me ne sono già dimenticato. No, ho mollato. Un po' troppo in anticipo. Il tizio forse... No, quello col peso non penso lo faccia fuori. Però strano che ha perso meno vita dell'altro, perché becca più danni. Forse muore? No, di pochissimo. Ah, dai, niente. Beh, attacca uno solo, dai. Che attacca. Va bene. Ho due cuori, dovrei curarmi. A meno che non faccio fuori gli sgherri. Quanto cura? Non cura tantissimo. Potrei schiarla facendo danni ad area a tutti. Ma appunto è rischiarla. Facciamo così, dai. Un frullato per me. In realtà non saprei. No. Il 70, il calpestifero. Io rischio. Attacco d'aria per tutti. Il boss mi attaccherà, ma non mi farà così male. Vediamo se i miei calcoli sono corretti. Lo spero. Lo cuori sono pochi, in verità. Oh, penso che... Oh. Qui a sinistra muoiono, ma... Mi fa ansia vedere la loro vita scendere così poco. Ok, sono sistemati. Quindi il boss non può fare così male. Spero. Tanto... Due cuori e un quarto. Dovrei reggere un attacco forte. Oh, non so se i miei calcoli sono giusti, eh. Dovrebbero. Dai, resisti. Ok, ho resistito. Calcolato. Tutto calcolato. Lo so. Tocca la forbice. Dovrò cambiare anche qui mossa. O sono tutte così le mosse di cura. O sono scomode. Anche questa in verità è un po' scomoda da tenere così. Sono in posizione. Il gioco, sono in posizione. Gioco? Ah, ok. No? Cosa non va? Più in alto. Allora. Mettiamo Ringon così. Così. Gioco! Com'è la mia... Perché il mio positioning non è corretto? Cosa che non va? Dimmelo esplicitamente. Dimmelo in faccia se hai il coraggio. Ok, bravo. Ha capito. Tempo delle cure. Ah, avrei preferito frullati a questo punto. Non, è faticoso. Ma secondo me è faticoso adesso. Perché devo tenere le gambe aperte in aria. Non è da poco tenere le gambe così in aria, in effetti. Mi sto già stancando. Ah, beh,
Ora capisco perché il primo esercizio che ho fatto della modalità libera ed era questo, mi ha stancato tantissimo. Bene, parto finale almeno. Ci sono, manca pochissimo. Ancora due. Mai più questa cura. Cura bene, ma... Aia. Interviene, prego. Ah, si cura anche lui, ok, non ci ho fatto caso. Come fa a curarsi la domanda, ma si cura anche lui. Alzare, la fai facile. Prima ce l'ho fatta, ora... Ora è sentita molto più faticosa la situazione. Faceva male. Ok, ora... La mossa più forte è questa. Però se faccio prima questa, alterno con questa. Quindi farò così. Torno seduto. Ma stavolta non devo alzare le gambe. Dire che... Così. Con tanta sciacquoce, in effetti, queste mosse me ne posso aspettare. Ora che vuoi. Ora, dai, dai. Su. Così. No, sono io che un po' lascio la presa. Allora. Così. Perfetto. Mi stringo e lascio. Sì, sento le cosce affaticarmi contro una tascia cosce, in effetti. Un bel po'. Guarda come sono? Cavolo! Sono già oltre metà live. Poi riesco ancora a fare un boss. E poi lasciamo il resto alla prossima live. Spero anche di farcela, perché se muovi durante un boss non riesco a fare tutta la mia live intera. Tipo, se muovessi adesso dovrei farmi l'intera boss fight da capo. Ah, vuole curarsi, ok, finché non perdo vita direi che sto bene. Ok, scuote e poi l'altra va in esce dal cooldown. Siamo pronto. Dopo questo, secondo me i calcoli, vabbè. I calcoli prima sono andati grandiosamente. Perché sono rimasti tre nemici e ho fatto i calcoli. Ehi, con questa mostra riesco a farne fuori due e non mi becco abbastanza danni. Quindi con i miei giusti calcoli magari lo faccio fuori con questo e l'altro attacco. Anche solo questo. Direi che le torri sono contate. Direi che... No, aspetta, la tengo per quando muore la battuta. Ma sì, forse muore anche ora. Ancora pochi... No, no, di poco. Vabbè. Ancora... O mi attacco sicuro, ma anche se si cura non si fa una gran cura. Cosa? Chiamami? No, fermi tu. Fermi. No, no, no. No, fermi. Discutiamone. Discutiamone. Tanto non muori. Tanto non muori. Cavolo. Meno male che mi sono concentrato bene, perché se aspettavo troppo finiva male, ho paura. Comunque no, cattivo, non si fanno queste cose. Maledetto. Sono in positioning. Giusto due colpetti. Uno e... Due! No, è tre. E non tre. È tre! Al tappeto! Ecco, l'ho fatta. Non dite che non era bellissima. Ottimo, da un bel po' di esperienza. Necessario, mi sa. Necessari i punti esperienza. Ora facciamo una bella posa della vita. È tempo della posa! Mica si convertirà in preziosi punti esperienza. Ok, sono a posto. Come un guerriero, io non cedo. Vittoria. Mi piace molto che il cerchio è illuminò, è infuocato. Sembra infuocato quello. Allora sì, pulsazioni. Misurazione in corso. Non muovere il pollice. Cavolo, che succede? Sto bene, ve lo assicuro. No, qualcosa non va qui. No, forse l'ho semplicemente affaticato. Va bene. Ottimo lavoro, grazie. Mi ha spaventato alla fine tutta la massa di nemici. Ero davvero preoccupato se avessi avuto più vita. Avrei pensato, oh no, devo rifare tutto da capo. Sumo Draco, mi spiace, ma la mia anima non è la sola ad appartenerti. Se ho fallito, gli altri vi fermeranno. Fate meglio a prepararvi. Non posso credere che Natasha Kosha sia sotto il controllo dell'aura di Draco.
Mi preoccupa anche cosa è successo agli altri... Oh, ho skippato. Gli altri Super 4, intendeva. Allora, ho ancora un po' di tempo. Oppure... Non so, perché le battaglie sono abbastanza lunghette. Ma dovrei cavarmene con uno in più, dai. Vi stavo aspettando. Da molto! Bando le ciance, facciamo piuttosto parlare i muscoli. Vi aspetto dentro e sappiate che io odio aspettare. Ehi, o meno bicipitis, un momento. Niente momenti. Allora, mosse rosse. Vero! Devo mettere l'equipaggiamento giusto! Lo dimenticavo l'equipaggiamento giusto! Ecco perché ci ho messo tanto. Avevo un equipaggiamento per l'attacco, ma... No, in verità l'equipaggiamento che ho già... Che mette l'attacco non è male. Quindi potrei tenerlo così. Insomma, sono... 7 punti in più d'attacco. Che non sono male. Piuttosto che un bonus del 5% alle mosse rosse. Che però non so quale è più efficace, quale fa più danno. Però 5% mi pare poco. Vediamo se dicono qualcosa qui. È l'effetto set, sì. 5% mi pare poco rispetto al 7 d'attacco in più e 2 di difesa in più. Potrei sbagliarmi, ma no, 7 d'attacco è buono. Piuttosto che un 5%. Teniamo così. Poi il 5% di 120 è circa 7, quindi non è un problema. Bene, sono a posto. Piuttosto, mi farei qualche frullato rosso. Ne ho già tanti però di rossi, vero? Quindi non penso sia un problema. Ne ho 3, ne ho 0. Ma in verità questo è meglio, aumenta l'attacco e la difesa. E mette le mosse rosse. Quindi le però la melagrana non mi serve per altro. Quindi potrei comunque continuare così. Rosso su e tutte le tecniche diventeranno rosse. Ma questo è un bel misto. Tecniche rosse e più forti. O questo, tecniche rosse e più difesa. Quanti frullati ho di mosse che diventano rosse? Cavolo. Sono tanti. Non so perché ce ne sono così tante. Perché è tutto rosso qui? Non ho capito. Che succede? Boh, comunque farei uno di questi. Questo. Ho più risorse per questo. Facciamone giusto uno in verità. La tecnica diventa la rossa, ma ho già una rossa mossa forte. È a posto. Ma è la firma di Donald Trump o le tue pulsazioni? Sono le pulsazioni, non so, forse perché la battaglia è impegnativa, giuro non ho idea. Succo di melagrana! E sono a posto. Vediamo se posso cambiare tecnica di cura. Ah, tecnica e basta forse. Tutte le mosse rosse sono scarse, però vedo. Forse devo usare più frullati. E cure, allora. Pressione a terra, questa sarà facile, su! Meglio della sforbiciata, spero. E mosse rosse, ne ho solo una buona. Quest'altra arco ring con... E ad area, ma è scarsa a questo punto. La metterei comunque al massimo. La metterei comunque. Al posto però di... Inchino a braccia in su. Al posto di questa. Tanto non penso userò mosse gialle. Anzi, tutte rosse diventeranno. Vuol dire che... Boh, in verità due frullati li ho fatti. Quindi ho buoni modi per convertire tutto in mosse rosse. Andiamo insieme fino al fondo! Certo! Trova Mero Bicipitis! E sconfiggilo! Ovviamente. Prepararti bene mosse bevante. Oh sì, stavolta mi sono preparato. Cioè anche prima, dai, anche prima. Forse la cura non la conoscevo. O meno non sembra cambiato, forse lui non è finito sotto l'influsso. No, lui è sempre così! Lui è sempre così, sai? Ah, ma che è sotto influsso, su? Non raccontiamocele! Non hai ancora cambiato idea? Idea Waldorf? Hai sempre quella malsana idea di non giurare fedeltà al Sammo Draco. Ti farai i muscoli a suon di botte del mio nuovo amico. Chiaro? Ecco il tuo nuovo amico. Questo deve far male? Allora. Partirei con... È un nemico singolo, quindi... Ho tante mosse che fanno male. Quindi ho anche un'idea. Fatto con questo e poi bevo la bevanda. Anzi, in verità
potrei prendere subito un frullato. Quello della difesa, qual era? Questo. Rosse più forti e difesa aumentata. Non farebbe male, ecco. Eventuali attivi non verranno influenzati. Prego, cos'era quel post-it? E attacco. Anche se mi chiedo... posso attaccare le chele? No, ok, è bersaglio singolo. Buono così. Prenditi un'altra mossa. Sì, mi sono preso un altro culo alla fine. Cavolo, gli faccio male. Perché ho vantaggi, super efficace. Difesa aumentata non penso che aumenti. Cavolo, gli ho già fatto... mi fanno 700 danni all'incirca. Sono tantissimi. Wow, 750, sono tantissimi. Ok, ora pesta. Però difesa aumentata, quindi... non so quanto è aumentata, ma... vediamo comunque quanto fa. Quanto dura questo colpo? Quanto dura? Ancora un po' ci sono? Cavolo, anche con difesa aumentata fa male. Allora, non ho più mosse rosse ora. Oh, questa, ma è scarsissima. Quindi... dov'è? Le tecniche diventano rosse. You are red now. Quindi la più forte che ho rossa è questa. E ad area, ma è sempre la più forte rossa che ho. Vado a consumo. Ed è anche potenziata dal frullato di prima. I frullati fanno miracoli a volte. Senza a volte. Fanno miracoli sempre. Il fatto è che con la difesa aumentata non so quanto fa l'attacco base di questo pestistaccio. No, pesitaccio parto. Certo, perché è un cetaccio dei pesi. Ma pesta, quindi anche il pestistaccio non era un nome sbagliato. Mi sa. Quindi pesti... pesti pesitaccio. Oh, è troppo lungo. Anche questo gli farà... non male come l'altra, ma sicuramente su 700 arrivo. Muore subito questo. Non ho tempo di spodare le sue mosse potentissime. Allora, che qui veloce. Non devo piegarmi, è vero. Ok, è quasi... ha perso più di un terzo di vita. Oh no, sto per fare il colpo potentissimo. Ma la mia difesa è ancora alzata, quindi dovrei reggere un colpo da 4 cuori. Circa. Dopo questo però cura. Pressione con le cosce. Questa è la prossima più forte che ho. E dopo l'altra in cooldown. Scende dal cooldown, quindi sono a postissimo. Ok. Sto benone. Basta solo qualche piegamento qui. E gli farò anche qui tanti danni. Mi preoccupa la mossa pesante. Ma neanche troppo. Magari sarà la mossa dove devo fare il super addominale, dove devo piegarmi anche oltre a premerli. È scomodo, ma se lo faccio bene non prendo danni, quindi... c'è, diciamo, un high risk, high reward. Beh, no, è un se fai bene non prendi danni, se fai male becchi tantissimi danni, quindi... boh, devi farlo e basta a questo punto. Un brutto presentimento. Super addominale in arrivo? Prego. Occhio, sopra di te. Che devo fare? Devo premere. Ok, devo premere. Avrei anche mi cur... no! Oh cavolo, questo è più difficile! Per un pelo! Perché il soffitto è marrone anche, mi confonde! Però non devo curarmi così. Buono. Certo, ho tolto una cura, forse un po' di più ne trovo. Ah, ancora uno e sono full vita. Perfetto. È come se non mi avesse colpito. Dai, quanto è fatto male questo soffitto per crollare così tanto? Chi l'ha fatta la palestra? Allora, sono ben full vita, però... potrebbe ancora frullato? Questo qui? Quanti ne ho ancora? 2. Me lo posso permettere. Perfetto. Allora, torniamo alle braccia, allora. Anche se è l'ultimo turno... in realtà questo è l'ultimo turno delle... ah, ma sono tutti in cooldown, quindi... forse non vale la pena. Quindi fare così e basta. Anche se... non so, era meglio... se ci pensavo bene, forse era meglio un'altra mossa. Vabbè che ha perso oltre metà vita. E poi dopo questa... non ho idea.
Ma altre mosse rosse purtroppo non ne ho di così forti. La più forte è questa, la seconda è quella d'aria, ma che fa quasi un terzo di questa. E tanto vale usare mosse di altri elementi, di altri colori. Meno male che mi sono aggiornato la difesa. Questo sembra pestare tantissimo. Già quell'attacco dal cielo sembrava molto pericoloso. Cosa? Aspetta! Aspetta, mi ha fatto tutta la vita! Se non avevo la, difesa aumentata, come reggevo? Scusa. Mi preoccupa. Fare una cura a questo punto. Tanto non ho più mosse rosse pronte. Questa farebbe 50 più 50. Farebbe quasi 70 di potenza base, ma questa fa 80, quindi non cambia. Proverei la cura. Che è un altro di quegli attacchi e sono finito. Allora, così. E questo così. Un po' più larghe le gambe a quanto dice, ma il mio spazio è più limitato. Così. Ok, si comincia. Agisce anche sulla così, ok. Capisco la difficoltà. È un... E ti fa tendere un po' le braccia... ti fa tendere un po' i muscoli delle gambe. Non so la fisica della ginnastica, ma premendo con le braccia si tendono anche i muscoli delle gambe. Quindi interessante questo esercizio. Ho rilasciato. Sicuramente meglio della sforbiciata di prima. I piegamenti forse erano buoni, ma curavano un po' meno. Ok. Ci sono. Dai, se vuoi una full cura questa. Eccomi qua. Fuori in forma. Sta per attaccare di nuovo. Forse alla fine. Forse alla fine non dovevo curarmi visto che sta per fare l'attacco dal cielo. Oh beh, non importa. Squat sumo. E dopo la rossa esce dal cooldown e gli faccio male. Questa non farà così male perché non è né rossa né ho il bonus del rosso attivo. Oh, cioè è attivo ma non è rossa. Quindi farà molto poco. Ma sono confidente di farlo fuori comunque anche così. Non so, ho questo apprendimento. Perché se ora fa l'attacco dal cielo, va bene, ho sprecato la cura. Ma non sapevo il pattern, poteva anche shottarmi. Forma solo dal cielo, se la faccio bene non perdo danni, non prendo danni. E così ho altre due mosse a mia disposizione. Una per dopo quella mossa e un'altra dopo che mi pesta forte. Anche se mi pesta forte ho un altro turno per farlo fuori. E poi se mi pesta forte forse, non lo so, mi darà un turno di pausa, spero. Ok, dai, una mossa rossa ed è anche fatta fuori. No, non fa l'attacco dal cielo. Non è come ho previsto. Allora, forse, farà male. Io continuo a comprimere, tranquillo, Ring. Qui se sbagli muori, immagino. Occhio, sei a corto di cuori. Però se non sono più potenziate. Ah, che faccio? La cura è in cooldown. Almeno lo faccio fuori con questa. Dovrei. Altrimenti, boh, sono fregato. Non ho più neanche difesa aumentata. Ho il dubbio. Questo è forte, però dai, dovrei farlo fuori. Sentite. Mi prendo il frullato di circostanza. Questo qui basterà. Non si sa mai, davvero. Sono abbastanza sicuro che muore, ma davvero non voglio rifarmi la battaglia da capo, quindi andrà bene così. Ok, sì, muore. Io con i calcoli troppo safe. Vabbè, ho fatto troppo rischioso la volta prima, quindi tanto vale andare safe qui. Vittoria! Ne restano due più il cattivo. Livello 40, ho un punto tecnica. Imparare mosse fitness. Cosa? Puoi imparare mosse? Ma che figo. Cosa? C'è un'altra abilità. E chi lo sapeva? Wow. Chi lo sapeva? A livello 40 ti mostra l'altra abilità. Wow. Come un guerriero. Io non cedo. Prima di finire però ovviamente voglio vedere queste. Questa albero abilità. Grazie.
Finalmente, certo, 40 livelli per un'albero abilità. Vedo che il gioco vuole mettere le feature man mano che vado avanti. Curioso questo gioco. Anche le debolezze me le ha messe al terzo mondo, tipo. Il mio povero amico. Ma è difficile ammetterlo. Ma la tua forza è aumentata ancora. Omero Bicipitis, non riesco a credere che tu sia sotto controllo di Draco. Non chiamarlo Draco, è il Sommo Draco. Il Sommo Draco è destinato a regnare su tutto il mondo se cerchi di mettergli il bastone tra le ruote. I bastoni, io e te saremo nemici. Non posso vedere Omero Bicipitis in questo stato. Mi preoccupa anche cosa sia successo agli altri. Dobbiamo sbrigarci a raggiungerli. Per me Omero è il preferito di Ring. Non lo so, da come parla. Allora. No, non è questo il menu giusto. Fermi. Miglioramenti. Ok, più forza o più difesa. Chiaramente opterei per la forza. Ah, costa anche soldi. Non mi è un problema, però interessante. Chiaramente forza. Perché la miglior difesa è l'attacco, no? Per gli altri? Cavolo, costa di più. Chance di raffica addominali. A volte puoi attaccare ripetutamente con una tecnica gialla. Non ho capito. Ho slot tecnica... Uno slot in più! Ma sarebbe fighissimo! A qui non posso vederli però. Perché sono nascosti. Non lo so. Ah, sblocco anche mosse. Posizione guerriero C. Questo è forte! Molto forte. Sblocco mosse fortissime più avanti, cavolo. Ma un passo alla volta, immagino. Vabbè, allora finirei qui. Mancano due boss e il boss di fine capitolo. O meno, Bicipitis non era neanche più impegnativo di questa sopra. Questa sopra era molto lunga perché c'erano tantissimi sgherri che curava. Questa boss fight era interessante. Questa pure, ma un po' meno. Chissà questa come sarà. Va bene, io direi di finire. E di faticamente lo farò fuori streaming. Ah, adesso che finisco. Complimenti per aver giocato. Parliamo un po' dell'attività di oggi. Ciao Fit. Vediamo un po'. 20 minuti di attività non stop. E questa roba. 5 metri di camminata, wow, sono bravissimo. Ottimo lavoro, dai, giorno dopo giorno. Hai fatto 300 torsioni con le cosce. E non è tutto, 600 torsioni delle braccia. E non è tutto, 100 ripetizioni del posizione guerriero. Ti chiameranno fuori classe della posizione del guerriero B. Non c'è un nome un po' più breve? Va bene. Direi che è un momento per concludere. Allora, grazie mille per aver seguito. Vi do appuntamento a domani sera che continuiamo Messenger. E domenica che a questo punto non penso continuerò Final Fantasy 13, ma partirò con un altro gioco. Metterò le votazioni su Discord, ma penso vincerà Final Fantasy 7 a questo punto. Quello originale. O almeno la versione per Steam. Va bene, direi che è tutto quanto. Allora, grazie mille per aver seguito. Io vi saluto. E ci vediamo a quando capita!